Peccato che non si possa uscire, è una bellissima giornata. Buondì! Oggi faremo un esperimento. Farò un quadro con la tecnica medievale della pittura con l'uovo. Quindi faremo le tempere in casa con materiali che possiamo trovare in casa. E non avete scusa che voi non possiate farle e non avete le tempere. Questi spero che alla mamma non servano, perché... In cucina ho trovato queste cose qua. Divido il rosso dal bianco, così utilizzo il bianco, il rosso per il rosso. Possano reagire, sinceramente. Spero che diventi non era. La carota. Che le mi muove. Quindi aspettiamo domani. Buonanotte. Buongiorno, signori. Eccoci qua a vedere come sono diventate le nostre bellissime foglie. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare è dividere il tuorlo dall'albume. Questo passaggio è molto importante, bisogna togliere la placenta dal tuorlo e forarlo. Questa è la placenta. E facciamo la stessa cosa con l'altro. Ora per ogni uovo ci vogliono due tappi di aceto bianco. Com'è pronto? E niente, pronto da mangiare. Vado a mangiare, poi ci vediamo dopo. Ciao. Perfetto, ora che sono tornato dal pranzo sono carico di energia e ora ci sono da tritare tutti i pigmenti. Io partirei dai colori chiari, dalle barbabietole. Le. Arancio. Pensavo fosse più rosso, invece è diventato una specie di marroncino. Questo qua invece è quasi un grigio. Ho trovato questo quadro che ho sbiancato e siccome la vernice non credo che attacchi bene con la nostra pittura, ho preso una maglietta e ci farò la tela. Ok, ora andiamo a dipingere. Via! Ok, ora va messo un pochino d'acqua e ci va messo l'uovo. Merda, forse ho messo troppo. L'uovo. E ora vediamo come viene. Non è male. C'è anche il sapore? Sa di salvia. Non è male, è commestibile. Facciamo un po' con tutti. Però funziona. Cioè, non è proprio la tempera di Giotto, però. Cioè, io sono molto contento di questo tipo di tempera. Mi piace. Non è proprio troppo facile tirarlo il colore, però. Per fare il verde un po' più chiaro, boh, metterò un po' di verde, magari un po' di giallo. Lo schermo. Un verde un po' più chiaro. Ok, signori, io ho finito il quadro, ve lo mostro. Ed eccolo
qua. E io sono super orgoglioso del mio quadro, anche se non è un Van Gogh, non è proprio dei più belli, però io sono fiero. Scrivete nei commenti se fate qualcosa del genere e niente. Ciao a tutti ragazzi.